Ad urne chiuse e con i sindaci eletti c'è da fare un'analisi politica all'interno del centrodestra abruzzese alla luce della debacle che ha dovuto registrare nella tornata elettorale di Teramo, che ha visto trionfare il sindaco uscente D'Alberto a scapito di Carlo Antonetti, candidato sindaco sulla carta della coalizione di centrodestra, ma di fatto espressione di Azione, che si è fermato al 36,43% di preferenze. A tirare le somme di quanto avvenuto è il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, nonché sindaco del capoluogo di regione, Pierluigi Biondi. Io penso che c'è sempre la regola dell'uscente che comunque parte in una posizione di vantaggio, questo è innegabile. Credo che più che la figura, il profilo del candidato su Teramo sia pesato il ritardo con cui questo è stato individuato. È normale che da uomo di partito penso che l'opzione politica sia sempre quella migliore, solo se non c'è un'opzione politica bisogna percorrere quella civica. Evidentemente a Teramo non si è trovata la quadra sul nome politico, questo deve essere di insegnamento. All'Aquila il centrodestra è arrivato forte alle elezioni perché sin da settembre, ottobre dell'anno prima all'elezione era chiara la scelta che avremmo fatto. La stessa cosa la stiamo facendo sulle regionali. Diciamo che questi passaggi servono anche a capire quali sono le reazioni dell'elettorato, se i partiti e le coalizioni non sono all'altezza delle sfide. C'è qualche maligno che pensava che c'era l'imposizione di Quaresimale come candidato sindaco, la cosa non è andata a buon fine e quindi c'è stata una spaccatura all'interno della coalizione e della Lega. Lei cosa ne pensa? Credo che Piero Quaresimale sia una persona ad altissimo profilo, è un teramano a cui la gente di Teramo vuole bene. C'è stato anche un tavolo nazionale che si è occupato delle elezioni amministrative. Evidentemente Quaresimale in quel momento non rappresentava forse la sintesi che ci si chiedeva. Io non ho partecipato naturalmente ai tavoli nazionali né a quelli regionali, però ormai le elezioni ci sono state, bisogna ripartire da il buono che è stato seminato e prendere insegnamento. Grazie.